Potremmo chiamarla sindrome da primato, quello che sta succedendo alla Lecastella Calcio, che dopo la vittoria nell'ultima giornata del girone di andata a Palermiti contro l'altra capolista, una bella vittoria conquistata per 5-2, non ha più saputo mantenere lo stesso ritmo nel prosieguo del campionato, cioè nel girone di ritorno. È una sola vittoria quella che ha conquistato la squadra crotonese fino ad oggi, con 3 pareggi e un punto ancora da conquistare, alcuni punti da conquistare eventualmente nel recupero del 13 di marzo nel secondo tempo della partita contro la Nuova Valle, ricordiamo la sospesa alla fine del primo tempo domenica scorsa con il risultato fermo sullo 0-0, e adesso bisognerà ricominciare proprio dall'inizio del secondo tempo. Ma dicevamo sindrome da primato, perché effettivamente la squadra di Lecastella ha ottenuto una sola vittoria contro il Real Genoa, peraltro una delle squadre di coda della classifica, e poi invece si è fatta fermare 2 volte in casa. Oggi l'ultima volta per Dalla Sersalese, ma era successo anche così con il Caccuri, e poi in trasferta contro il Torre Melissa. E allora ne approfitta di questo la Polisportiva Palermiti di Maurizio D'Amico, che facendo il proprio dovere nella partita casalinga contro lo Sporting di Crotone, 3-0 il risultato, abbastanza semplice. È da dire ovviamente che la squadra crotonese si è presentata con soli 10 uomini, non aveva alternative in panchina, ha retto appena per un tempo, si fa per dire, ha retto per un tempo perché ha preso 3 gol da una doppietta del solito Marino, che si porta a 25 punti, a 25 gol segnati in questo campionato, e l'altro gol di Marinaro. Ma dicevamo, poi nel secondo tempo ha badato più che altro la squadra crotonese a mantenere inalterato questo risultato, evitando un'imbarcata di gol, tant'è vero che non sono riuscito a superare la linea di centrocampo, il portiere del Palermiti non ha dovuto operare nessun intervento, nemmeno per rinviare dei palloni, ma fatto sta che dobbiamo riconoscere la squadra crotonese di essere stata in campo, di aver giocato, oltretutto perché aveva avuto un problema con alcuni suoi giocatori che erano stati bloccati per un guasto ad una macchina. Però chiaramente il Palermiti poteva tranquillamente vincerla questa partita, almeno sulla carta poteva farlo, perché è nettamente superiore alla squadra avversaria, e quindi mantenere questo primo posto in classifica consolidato. Adesso sono addirittura 6 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, appunto Lecastella, che potrebbero tornare ad essere 3 secondo di questo recupero di cui abbiamo detto prima. Però il fatto sta che le partite prima bisogna vincerle, e poi chiaramente si parlerà di quello che sarà la nuova classifica. Si ferma anche la terza in classifica, l'Academy Girifalco. Dopo il pareggio di domenica scorsa, oggi è stata sconfitta in trasferta dalla Petronata, 3-1 il risultato finale, una partita abbastanza lineare per la squadra di casa, che si è portata anche su 3-0, poi il gol finale nel 94esimo del Girifalco non ha portato a nulla di nuovo per questa squadra. Altri risultati da segnalare, già altri risultati da segnalare sono la vittoria del Torre Melissa nell'anticipo delle 10 contro il Real Genoa al Catanzaro, la vittoria della Marone 2-0 contro il Real Crotone dopo il pareggio di domenica scorsa a Girifalco. La squadra di Cossari si va a prendere 3 punti importanti proprio nella partita contro il Real Crotone, e il pareggio dello Skill Legion, no? Ancora ultima in classifica, ma anche prende questo punticino a Cropari contro una diretta concorrente, e la bella vittoria della Nuova Valle in trasferta a Caccuri, una vittoria che davvero significa tanto per la squadra di Valle Fiorita, che appunto con una partita in meno ancora che deve giocare questo secondo tempo sempre con Lecastella, si porta in quart'ultima posizione scavalcando Real Genoa e Sporting Caccuri, appunto nello scontro diretto proprio contro, per evitare l'ultima posizione in classifica.
E allora un campionato che sembrava una lotta a due, ma che adesso sta dimostrando di essere per il momento una fuga solitaria per la polisportiva Palermitti del presidente Truglia.